Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di casa Sonoff e lo facciamo con l'ultimo dei suoi prodotti, che è questo, come vedete, si chiama Sonoff Dimmer D1. Con Sonoff Dimmer D1 possiamo gestire l'intensità della luce di una lampadina. Possiamo abbassarla oppure diminuirla a una percentuale a nostra scelta. Possiamo utilizzare l'applicazione che è la Heavy Link, applicazione che abbiamo utilizzato tantissime volte sul mio canale perché è l'applicazione che si usa per tutti i prodotti di casa Sonoff. Poi possiamo utilizzare sia Google Home Mini che Alexa, sono tutte e due perfettamente compatibili, oppure bisogna utilizzare il telecomando, che è questo, come vedete, lo vendono a parte, vendono il telecomando oppure la base. Il telecomando è comodissimo perché, come vedete, ha tanti pulsanti, ogni pulsante serve per gestire una funzione del dimmer, a parte chiaramente creare le scene, la programmazione delle scene, dovremmo utilizzare il telefonino. Vi consiglio di comprare il telecomando, questo perché? Perché al dimmer non si può collegare un tasto fisico esterno. Chiaramente non si può collegare un tasto fisico esterno perché praticamente sarebbe inutile, potremmo soltanto accendere o spegnere la lampadina. La comodità del dimmer qual è? È la possibilità di gestire la luce. Quindi loro hanno pensato bene di accoppiarlo solamente al telecomando. Io utilizzo il dimmer già da una settimana, lo utilizzo in camera, mi trovo veramente veramente bene perché l'ho programmato per accendersi alle 7 di mattina con una percentuale di luce del 30%. Quindi è tutta un'altra cosa, prima avevo collegato un Sonoff Basic e alle 7 di mattina partiva con la luce praticamente al massimo della potenza. Con questo invece parto con la luce soft e poi l'alzo e l'abbasso io a mio piacimento. Ah, un'altra cosa vi volevo dire, come vedete è enorme, quindi non pensate di inserirlo nella scatoletta 503 perché non ci sta. O mettete questo o mettete un altro interruttore, quindi è scomodo. Io l'ho messo direttamente dentro nella plafoniera, come avevo inserito tra l'altro anche il Sonoff Basic. Allora, in questo video cosa faremo? Vi faccio vedere prima come si collega il dimmer, è semplicissimo, sono tre fili. Poi vi faccio vedere lo schema disegnato, come faccio di solito su tutte le mie recensioni. E poi niente, vedremo come si collega all'applicazione. Ora siamo pronti per vedere la compatibilità di Google Home Mini oppure Alexa. Ehi Google, accendi dimmer. Va bene, accendo il dispositivo dimmer. Ehi Google, alza luminosità dimmer dell'80%. Va bene, aumento la luminosità di dimmer dell'80%. Alexa, spegni dimmer. Alexa, accendi dimmer. Alexa, abbassa luminosità dimmer dell'80%. Alexa, alza luminosità dimmer dell'80%. Ehi Google, spegni dimmer. Ok, spengo il dispositivo dimmer. Come avete visto, sono tutte e due perfettamente compatibili. Prima di farvi vedere come ho effettuato il collegamento, vi do un paio di informazioni importanti, visto che sulla scatola è scritto in così piccolo che non si riesce a leggere. Io addirittura ho dovuto fare una foto, come vedete, e allargare. Allora, tanto per iniziare, non tutte le lampadine sono compatibili. Le lampadine ad incandescenza funzionano fino a un massimo di 200 watt. Invece quelle LED fino a un massimo di 150 watt. Le lampadine non sono tutte compatibili, come vedete, ad esempio su questa che ho comprato c'è scritto dimmerabile, ma non su tutte le confezioni è scritto, perché per legge ho letto su internet che ci deve essere scritto solo quando non sono compatibili. E questo lo vedete da questo simbolino che c'è con il triangolo e una X barrata. Quando la lampadina non è compatibile ci deve essere per forza questo disegnino. Il collegamento del telecomando. Il collegamento del telecomando è semplicissimo. Basta staccare la corrente, ricollegarla e, come si dice, abbiamo 5 secondi di tempo per premere un pulsante del telecomando. Sentirete un beep, quando sentite il beep il telecomando è già configurato, i tasti sono già configurati anche quelli, quindi è abbastanza veloce e facile. Allora, collegamento viene effettuato in questa maniera. Uscita della fase sul lato destro, quindi qua
la fase che va collegata alla lampadina, entrata della fase, quindi qua la fase che arriva dalla corrente, dall'impianto elettrico, e questo è il neutro. Come vedete, io ho effettuato direttamente il ponte all'interno del morsetto, quindi entrata del neutro e uscita che va direttamente alla lampadina. Mi raccomando, togliete sempre la corrente quando utilizzate questi apparecchi, in questo caso ancora di più, perché come vedete le viti sono grandissime, anche il buco è molto grande, già solo a toccarlo così si sente col polpastrello che si tocca la vite che c'è sotto, quindi qua quando sarà collegata all'impianto elettrico si prenderà subito la corrente. Questo è il sonoff, la lampadina e la presa della corrente. Allora, la fase che arriva dalla presa della corrente nel morsetto in mezzo. L'uscita della fase, come leggete fase, va direttamente alla lampadina. Il neutro che arriva chiaramente dall'impianto elettrico o dalla presa della corrente nel morsetto di sinistra, e nel morsetto di sinistra creiamo il collegamento che va direttamente alla lampadina, quindi collegamento semplicissimo. Ora siamo pronti per dare un'occhiata all'applicazione, saremo veloci perché l'applicazione è semplicissima da utilizzare, però è anche molto carina perché ci permette di gestire veramente al meglio le funzioni del dimmer. Diamo un'occhiata all'applicazione più che altro perché c'è un'impostazione che è veramente importante, fondamentale per la gestione della luce della lampadina. Le istruzioni sono scritte in piccolissimo, anche con gli occhiali io non sono riuscito a leggerle. Per fortuna ho trovato il video di un americano che spiegava come farla funzionare al meglio. Allora, tanto per iniziare, chiaramente sia dalla dashboard che poi dall'interno dell'applicazione possiamo accendere la luce e dimmerarla, quindi possiamo fare questo da qua, ma anche chiaramente, come vi dicevo, all'interno dell'applicazione. Se andiamo su orari, da qui possiamo gestire gli scenari, quindi possiamo far partire magari la lampadina alle 7 con una percentuale e farla spegnere magari la sera alle 7 o alle 8 di sera con un'altra percentuale, quindi molto carina la gestione delle scene. Se andiamo in alto su impostazioni, come vedete qui troviamo il nome, quindi possiamo cambiare il nome, la versione, quindi se c'è un aggiornamento aggiorneremo l'applicazione da qui o anche il dimmer. Se andiamo su Create Class, qua come vedete si apre una finestrella, c'è il nome del mio apparecchio. Se avessimo installato più apparecchi li avremmo trovati qui. Se li selezioniamo tutti possiamo farli partire insieme, questo serve perché se abbiamo magari tre dimmer in una stanza e li vogliamo accendere e spegnere insieme, lo possiamo fare da qui. Poi l'impostazione che vi dicevo è questa, imposta la gamma della luminosità, quindi questa serve per dare, è come se dessimo più corrente o meno corrente alla lampadina, questo serve perché chiaramente se abbiamo una lampadina la utilizziamo in una sala grande o magari in camera che è più piccola, vogliamo dare noi la potenza, diciamo è come se volessimo cambiare i watt alla lampadina, quindi dare più watt o meno watt. Vi faccio un esempio, se vedete la metto al minimo, usciamo dalle impostazioni e diamo da qua il dosaggio della corrente, quindi vogliamo dimmerare la lampadina, come vedete non si accenderà mai al massimo. E se la abbassiamo quasi si spegne. Se noi invece entriamo nelle impostazioni e mettiamo la gamma della luminosità al massimo, come vedete si accende di più la lampadina. Usciamo, andiamo su luminosità, quindi sul dimmeraggio. Se la mettiamo al massimo e al minimo si abbassa veramente di poco. Questo perché? Perché questa lampadina è piccolina. Se avessimo avuto una lampadina più grande, la percentuale si sarebbe vista meglio. Ma comunque non si abbasserà mai a livello come la gestione di prima. Io difatti ce l'ho gestita a metà.
secondo me per questa genere di lampadina piccolina, la gestione di questa lampadina è meglio metterla a questa percentuale. Come vedete posso abbassarla e alzarla, quindi questa è una funzione fondamentale. Quando installate il dimmer, andate subito in impostazioni e vedete di gestire la gamma della luminosità in base al posto, alla situazione dove monterete la lampadina. Spero di essere stato chiaro. Se avete qualche domanda da farmi, quindi scrivetemela pure qui in basso e vi risponderò. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, che vi sia piaciuto anche il Sonoff Dimmer D1, e mettete un like se vi è piaciuto il video, così riesco a capire se questo argomento, se la domotica a basso costo vi interessa, e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata!